Se andiamo bene a guardare dentro di noi, lei è molto pragmatico perché è sul mercato, fa l'imprenditore, dicevamo, lo fa in Italia, lo fa all'estero. Ha un significato questa frase? Oppure stiamo andando nel mondo metafisico, esoterico, ma allora lasciamo perdere, insomma, stiamo parlando di altre cose. Buonasera a tutti. Innanzitutto io concordo col dottor Pomaro in quanto vedo una crisi molto accentuata in Italia. Personalmente sono amministratore di una piccola società che a partire dal 2009 ha vissuto in una maniera profonda questa crisi con la riduzione dei crediti da parte delle banche, con delle dilazioni di pagamento da parte delle aziende, soprattutto nel settore dell'automotive, dove abbiamo dovuto vivere situazioni dovute a forniture con pagamenti fino a 240 giorni. Quindi diventa difficile per le aziende dislocate in Italia con un mercato locale sopravvivere in un contesto economico così difficile. Da una parte una riduzione costante degli ordini e dall'altra parte la difficoltà di recuperare i crediti vantati dall'azienda. Quindi a fronte di questa difficoltà l'azienda da me amministrata già nel passato esportava all'estero. Ho deciso di abbandonare il mercato italiano perché secondo me ci sono pochissime prospettive e abbiamo iniziato a sondare Sai che sopra. soltanto questa frase che sta dicendo, ho deciso di abbandonare il mercato italiano perché secondo me ci sono pochissime prospettive, ci apre uno scenario che è abbastanza drammatico, visto che dietro alle sue parole, lei parla da imprenditore, dietro alle sue parole ci sono tutti i posti di lavoro, quindi No, se io. abbiamo tanti imprenditori che pensano così, significa che veramente quello che ha detto Angeletti ieri, che dice in autunno 1.000 posti di lavoro persi al giorno, sarà stata anche una cifra così, però... Forse sono stato mal interpretato, ho deciso di abbandonare il mercato dal punto di vista delle vendite e quindi non vendere più i nostri prodotti sul mercato italiano, rafforzare il nostro know-how e la nostra produzione sul mercato locale. L'azienda è dislocata in Piemonte, vicino al Lago Maggiore, e di conseguenza a partire dal 2004 con piccoli piani industriali noi abbiamo incrementato il nostro know-how, aumentato il personale e rafforzato la nostra tecnologia interna. E abbiamo orientato le vendite soprattutto all'estero, quindi le mie parole, abbandonare il mercato italiano, Significa dal significa punto di vista dal punto delle di vista vendite. E invece dal commerciale. punto di vista della produzione, voi mantenete... Manteniamo la produzione qua, io ho piena fiducia sul know-how, non credo che piccole e medie aziende si possano trasferire all'estero perché i costi da sostenere sono troppo elevati per trasferire della tecnologia, per avere un know-how completo per seguire certi Quindi non è mercati. così automatico che dice ci No. sono costo del lavoro più basso, condizioni più favorevoli all'azienda e non è così automatico che l'azienda dall'Italia prenda e se ne vada all'estero. Assolutamente, secondo me, queste qua sono cose non reali, in quanto per affrontare il discorso di aprire una filiale all'estero si devono affrontare normative differenti, bisogna dislocare delle persone all'estero che conoscono il prodotto, che formino del personale e molto probabilmente prima di realizzare un'azienda che possa rispondere alle esigenze del mercato trascorre troppo tempo. A differenza di quanto avviene sul mercato, io ho deciso di portare all'interno tutto, quindi sia la progettazione, la produzione e quello che riguarda l'installazione. Per dare due dati, noi nel 2007 esportavamo circa il 50% della nostra produzione, nel 2011 abbiamo ottenuto dei risultati importanti e abbiamo esportato l'86% della nostra produzione, incrementando del 50% il nostro volume d'affari. Con una graduale, costante ridimensionamento del mercato locale italiano. L'anno scorso abbiamo fatto circa il Ma 14%. perché sul mercato italiano non si vendeva, non Non si si vendeva, vende. non ci sono prospettive. Noi leggiamo tutti i giorni che il mercato dell'auto è in riduzione. Nella realtà, nel contesto mondiale è completamente differente. Basta consultare il sito internazionale dei produttori di automobili, Leica. E si osserva che a partire dal 2000, quando si producevano 56 milioni di vetture all'anno, l'anno scorso si sono prodotte 81 milioni di vetture, quindi è stato raggiunto lo scorso anno il picco massimo di Cioè, quindi produzione. noi stiamo assistendo ad una situazione a due velocità, perché c'è questa crisi che si dice sempre è globale, questo momento di recessione che è globale. Però
In Italia il dato è questo, che la produzione di auto segna un meno 20%, che è il dato che è stato comunicato anche dal presidente della Fiat Marchionne l'altra settimana e che ovviamente ha destato una grande preoccupazione anche per quanto riguarda gli stabilimenti Fiat presenti in Italia. Nel resto del mondo invece stiamo vedendo un altro film, ad esempio lei è presente in Brasile, proprio in Brasile la stessa Fiat, quindi non stiamo parlando di un'altra azienda, la stessa Fiat in Brasile è al top delle vendite.